Buongiorno a tutti cari amici, quest'oggi sono sulle meravigliose colline dei Monti Lattari in un luogo veramente paradisiaco e a colazione con me c'è lui, il sindaco di Pagani, Lello De Prisco. Buongiorno sindaco! Ciao, buongiorno! Come stai? Bene, adesso anche meglio, c'è un po' di sole che finalmente ci voleva per riscaldare le giornate dopo l'inverno. Anzi, devo pure chiedere scusa perché metterò gli occhiali perché il sole dà direttamente negli occhi. È bello caldo. Molto, si sta molto bene. Si sta molto bene. Ti piace questo invito a sorpresa? Assolutamente sì. Anche una delle mie ambientazioni più piacevoli, perché mi piace stare in collina, in montagna, in mezzo alla natura. E infatti noi facciamo questa colazione, quindi non solo le dolcezze ma anche proprio la bellezza e l'unicità di queste montagne. Sì, il tramonto è molto bello. Che rapporto hai tu con la natura? Ho sempre avuto un buon rapporto. Poi sinceramente, da quando ho fatto anche i cammini, sono diventato un appassionato di cammini, ancora si è sviluppata ancora di più questa passione. E devo dire che la montagna la preferisco anche al mare, sinceramente. Mi rilassa molto di più. E infatti ci voleva proprio un po' di relax. Che cosa preferisci? Qua c'è di tutto di più, torte. È un banchetto estremamente appetitoso. Esatto, io per esempio qui ho un vado di crostata. Crostata, io qui per esempio ho un bel cornetto. Faccio così. Cioccolato. Ecco qua. Ecco, perché bisogna rilassarsi e soprattutto bisogna anche dedicare un po' di tempo a se stessi, giusto? Soprattutto, quali sono secondo te proprio gli ingredienti per un dolce risveglio, per trascorrere la giornata proprio con quello sprint giusto e soprattutto affrontare la giornata infinita col buon umore? Ma intanto bisogna dedicarsi del tempo a se stessi, pure se si è impegnati lavorativamente in ogni tipo di lavoro. È importante sapere che il corpo per rigenerarsi ha bisogno almeno di una giornata, due giornate a settimana per avere un momento di pausa, anche perché se si è sempre stanchi si lavora anche peggio, per cui dedicarsi almeno qualche giorno a settimana penso faccia bene a tutti quanti. Infatti il tempo è fondamentale, diciamo che è proprio quella variante importante che ci serve. E tra l'altro i cambiamenti proprio prevedono tempo, impegno, fatica per dare i giusti frutti. Tu come ti rapporti proprio con i tuoi concittadini e soprattutto in che modo riesci a far comprendere loro l'importanza del tempo per la costruzione di cose, per la costruzione anche di una città, per un cambiamento giusto? E tra l'altro ci vuole anche grande pazienza, tu ne hai? Io avevo detto già anticipatamente ai miei concittadini che i primi 2 anni sarebbero stati anni di sacrifici. Nella vita si programma relativamente, nel senso che poi ci sono sempre variabili che possono cambiare un po' tutto, però avevo detto e ho detto che i primi 2 anni sarebbero stati di grosso sacrificio, un sacrificio anche dal punto di vista di contatto umano, perché spesso mi dicono che mi vedono poco in città, ma non è così. In effetti però sono state parecchie ore al comune. Ma se non sto lì le carte non si muovono, e per avere una città viva bisogna muovere prima la burocrazia, e che ha bisogno della presenza del sindaco in loco per far camminare. Penso che dal terzo anno, quindi da adesso in poi, che si sono sbloccati determinati lavori, sarò ancora più presente e recupererò quel rapporto con i cittadini. In effetti poi diciamo la mia elezione è stata dovuta anche molto al contatto umano con la città. Non dico che l'ho abbandonato, ho avuto una dimensione diversa, ho dovuto per forza avere una dimensione diversa. Adesso, ripeto, mi godrò e camminerò di nuovo la città. Infatti il cambiamento è proprio un percorso che si fa insieme alla gente. Tu credi molto nella gente, vero? No, io credo molto nella gente, credo molto nel rapporto umano, e credo pure che, come dire,
l'umanità in politica sia fondamentale. Essere un bravo tecnico più che un bravo burocrate, più che un conoscitore di legge è importante, però avere il rapporto con la città che capisca anche i sacrifici sia del sindaco sia degli stessi concittadini, quindi l'empatia è fondamentale per ricoprire, penso, questo ruolo. Ma tra tutte queste torte, quale preferisci? Io già scelto, quella cioccolato? Ho preso questa marmellata, questa, preferisco la marmellata al cioccolato. E invece caffè, cappuccino, tè, caffè, che cosa ti posso offrire? Caffè, grazie. Caffè, arriverà il caffè, anche, e abbiamo anche delle spremute, proprio perché qui insomma ci troviamo in una zona meravigliosa. Grazie. Eccoci qui che... Grazie Carolina, grazie. Ecco. Molto gentile, beviamo pure un po' d'acqua che è fondamentale, sì, per la colazione. Il vezzo dell'acqua calda con il limone la mattina è buono. Un vezzo che ho per fortuna, almeno a queste cose non rinuncio. Il caffè fa sempre bene. Ne prendo anche fin troppi a quantità industriale, però va bene così. L'impegno politico si concilia anche molto bene con la capacità di amare, perché non si può essere interessati, secondo me, alla collettività se non si ama e se non si è amati. Tu che valore proprio attribuisci all'amore? L'amore è fondamentale nella vita di ognuno di noi. Amore inteso in senso generale, amore come passione. Se le cose non si fanno con passione, non riescono. Soltanto la passione che ti fa stare oltre le 24 ore su una problematica, piuttosto che su un problema, piuttosto che su una cosa che ti piace in generale. Quindi passione e amore sono inscindibili per l'animo umano in ogni cosa che si fa, in politica come in qualsiasi tipo di lavoro. Penso che sia... non siamo nati per amare. Tu hai dei rimpianti? Oppure magari c'è qualcosa che ti ha reso proprio così orgoglioso che lo rifaresti magari nuovamente? Uno dei motivi della mia serenità è vivere senza rimpianti. Nel senso che ho una fortuna, e la mia fortuna è stata di voler fare e di fare ciò che desidero. Per cui al di là delle sconfitte, delle vittorie, dei momenti negativi, dei momenti positivi, tutto ciò che ho fatto perché lo volevo fare. Per cui poi o ne è scaturita una vittoria, o ne è scaturita una sconfitta, l'importante è aver fatto quello che volevi fare. Per cui io sotto questo aspetto sono estremamente, estremamente sereno. E forse la serenità è un valore che mi accompagna, perché, ripeto, non sono stato abituato ad accontentarmi, nel senso che ho fatto sempre quello che volevo, senza alcuna remora. Per cui no, sotto questo aspetto mi sento molto sereno. Tra l'altro il tuo è un vero e proprio viaggio, un viaggio alla scoperta non solo di una città, alla scoperta della gente, ma il viaggio più bello che hai fatto qual è? È un ricordo che tu hai e che magari vuoi trasferire anche proprio alla tua gente. Il viaggio fisico più bello che ho fatto è, vabbè, da un punto di vista fisico è stato il primo cammino di Santiago. Un altro viaggio molto bello che ho fatto è stato il primo cammino di Sant'Alfonso, perché era stato anche ideato da me con i miei amici dell'associazione Il Cammino di Sant'Alfonso. Il viaggio più bello che ho fatto in assoluto è stato la conversione interna, per cui il rapporto con la fede, credere veramente al di là degli stereotipi di quando sei bambino che vai in chiesa, piuttosto che dici le preghiere, piuttosto altri tipi di cose che nascono da un approccio familiare. Quando ho scoperto il valore della fede con un viaggio e un discernimento molto intimo, quello penso sia stato il viaggio più bello in assoluto, perché poi è la forza che mi dà la serenità in ogni momento, per cui anche davanti a scelte, come dire, e a difficoltà immense, sai che quel viaggio torna sempre, per cui dico, ci stiamo aprendo personalmente, guardo il crocifisso e trovo la serenità.
Ecco, la serenità giusta anche per degustare queste bontà. Sì, diciamo e anche al materiale. Al materiale, ecco, viaggiando insomma si degustano anche tante bontà, infatti anche un viaggio poi è uno gastronomico, quindi tu hai viaggiato tantissimo, quindi hai avuto modo anche di conoscere i territori, quindi le bontà, questi prodotti anche tipici che abbiamo non solo qui ma che esportiamo anche. È bello conoscere i prodotti di ogni luogo a cui fai visita. In Italia in maniera particolare ogni singola città, ogni singolo pezzo di territorio ha la sua peculiarità. Ovviamente so di essere un goloso, un buon gustaio, per cui sotto l'aspetto enogastronomico mi faccio mancare poco. I chili in più si vedono, soprattutto se poi non sono abbinate ultimamente ad un'attività sportiva. In effetti arrivano inviti. Ma tu è sportivo? Diciamo che lo ero. Diciamo che lo ero, nel senso che per mancanza di tempo adesso sto facendo poca attività sportiva. Ho sempre nuotato, giocato a pallavolo, giocato a calcio. Diciamo gli sport in genere li pratico un po' tutti, non sono eccellente in nessuno degli sport, nuoto per essere abbastanza bravo, però ripeto, mi mantenevo impegnato. Adesso devo riprenderlo, dicevamo prima, se c'è una mancanza che ho riscontrato in questo momento adesso sto iniziando a dedicarmi anche qualche giorno a settimana alla vita privata, adesso dovrò iniziare a dedicare qualche ora all'attività sportiva ogni giorno. Ecco, ma il caffè è dolce o amaro? Questo l'ho preso amaro perché lo sto abbinando a questa crostata che è abbastanza dolce. Ecco, ma io adesso vorrei puntare su una cosa, due parole importantissime che sono coraggio e amicizia, e diciamo che queste due parole si uniscono anche molto bene, vero? Coraggio è stato anche lo slogan della mia campagna elettorale. Ovviamente con questo non voglio dire che io sia una persona coraggiosa o un eroe. Sono una persona che non si sconforta davanti alle difficoltà per il motivo che ho detto poc'anzi, quello di avere un punto di riferimento molto importante che non mi abbatte, per cui quella parola coraggio mi diviene proprio da quello. L'amicizia per me è una cosa sacra, fondamentale, imprescindibile. Per cui è solo grazie ai tanti amici che io vivo una vita serena, perché non sono rimasto mai solo. Io sono uno che ama anche molto la solitudine, ma la solitudine quando è cercata e ricercata o ne hai la necessità o l'esigenza è una cosa bella, quasi come essere in un eremo da solo a lasciarti con i tuoi pensieri e con te stesso. L'amicizia, quanto è assente per una tua scelta e quindi vivi una solitudine indotta, quella fa male, non la auguro a nessuno. Per fortuna io non mi sono mai trovato in questa circostanza. Tu non hai mai lasciato da soli nessuno, infatti sei accanto alle persone diversamente abili, ai bambini, agli anziani, e questo è fondamentale. Io cerco di essere presente il più possibile dove c'è una necessità, nei limiti delle mie possibilità, ma soprattutto delle mie conoscenze, delle mie competenze. Ovviamente sono riconosciuto come uno che non ha mai spento il telefono, dicono che io sia l'unica persona veramente reperibile al comune, però ripeto, a prescindere dal ruolo di sindaco, come Lello De Prisco, penso di essere una persona che è disponibile quando mi viene chiesto un aiuto, che può essere una parola di conforto piuttosto che un momento di presenza, però ripeto, nella vita e soprattutto in alcuni momenti io non sono stato lasciato solo. In un momento molto delicato della mia vita io ringraziavo una persona in maniera particolare che mi aiutava, mi teneva su anche di notte, e io non sapevo come ringraziarlo. Lui mi disse: quello che io sto facendo per te tu lo farai per tantissime altre persone, per cui non ringraziarmi è un giro la vita.
Faresti una cosa per me? Assolutamente. Se vorrei un po' di succo? Di succo. Un po' di succo e di mela. Anche tu un po' di succo così. No, almeno io sono succo, no? Per quando sia a mio agio io sono teso e quando sono teso mangio poco ma e bevo no, poco. Assolutamente, qualche altro dolce. No, niente, grazie. Fede e fedeltà, spendersi per gli altri con amore, soprattutto basando il tutto anche su il proprio vissuto quotidiano, e questo è fondamentale, vero? Sì, io lo ripeto, ovviamente adesso non è che io sia o voglia passare per un santo, cerco di comportarmi nella maniera più appropriata, cerco di essere una persona giusta, una brava persona, leale e fedele nei limiti del, diciamo, di quello che è il carattere umano. Poi gli errori si commettono. Errori ne avrò commessi a migliaia, però sinceramente faccio sempre salva la buona fede, ma questo vale per me, ma lo faccio valere anche per gli altri, per cui di solito non pongo mai un muro rispetto alla persona che mi ha potuto deludere o mi ha potuto colpire, ripeto, perché a tutti può capitare nella vita di deludere, di essere delusi, per cui si va avanti, si cerca di poi appianare le situazioni, gli accrediti che ci sono state. Poi ci sono anche i casi in cui non si appiana e vabbè, semplicemente si prendono le distanze, ma pur non volendo il male altrui, però si sente il bisogno di essere distanti, punto, ma lì finisce. Victor Hugo scriveva una cosa, che la libertà comincia con l'ironia. L'ironia è sicuramente fondamentale, perché uno spirito proprio libero, in un contesto libero, riesce anche a guardare il mondo in modo diverso, anche a rapportarsi proprio diversamente anche con gli altri. Tu sei molto social e infatti molto spesso nei tuoi post sei ironico e tra l'altro sei saggio quando ricevi quell'ironia da parte degli altri, e questo è veramente fondamentale. Ma l'ironia e l'autoironia penso che sia un pregio della persona umana, non sto dicendo che è un mio pregio, però certamente bisogna, come dire, dissacrare alcuni momenti con una risata, perché poi prendersi troppo sul serio fa male. Bisogna essere seri, non seriosi, bisogna essere leggeri nella vita. Poi ci sono anche cose che vanno fatte con pignoleria, con molta precisione, ma non deve mai mancare l'attimo in cui bisogna sdrammatizzare anche il momento più tragico della vita. La città di Pagani attrae soprattutto per i grandi eventi, soprattutto in questo periodo. Ogni tanto ci può essere qualche minus, ma ogni tanto. Però diciamo che c'è una festa particolare, una festa veramente molto sentita, che è quella della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. E tra l'altro c'è un cammino molto bello e ci sono anche molte leggende. Diciamo che è un mix tra sacro e profano che attrae veramente. Vabbè, siamo in tema. Poi in tema. Sono fuori telecamera, vedo anche dei carciofi di fronte, per cui nel tema ci entriamo proprio nella maniera più enogastronomica possibile. Ma anche perché ci sono delle pietanze proprio specifiche. Assolutamente, tagliolini e carciofi non possono mancare alla festa della Madonna delle Galline. È una festa che è estremamente sentita dai paganesi, ma non solo. Non dico che tutto il sud Italia, ma anche dall'estero aspettano questa festa, anche perché è la prima dopo Pasqua, apre la primavera. I miei primi tanta due musica, anni, tanta musica, però partiamo sempre da un concetto di principale, che è tanta fede che muove migliaia di persone. Poi c'è la parte folcloristica che accompagna, diciamo, la processione, che è un momento molto cattolico di devozione. Dicevo, i primi due anni li ho fatti in pandemia, quindi sono state due feste che comunque passeranno alla storia per la particolarità. Una che ci ha visto in pieno svolgimento da remoto, quindi che ci inventammo qualcosa pur stando a casa attraverso la tecnologia, sui social ci furono momenti di preghiera piuttosto che momenti di ballo e di canto, ma lo si faceva ognuno dalle proprie case. Il secondo momento è coinciso con un momento di frizione che è uscito su tutte le parti, le pagine nazionali, tra
il sindaco e il vescovo, adesso lo diciamo con un sorriso, anche perché il rapporto con il vescovo è ottimo, ma è stato un momento particolare, così come la processione mancata del Venerdì Santo del 2022 con un amico, diciamo, che voleva suicidarsi, che ci ha tenuto bloccato tutta la giornata del Venerdì Santo. Adesso le ricordiamo con un sorriso, perché ripeto, poi bisogna fare l'ironia anche sui drammi che ci sono stati. Quest'anno si prevede una festa tra virgolette normale, perché da quello che sento in giro si prevede una partecipazione molto ma molto massiccia, per cui adesso lo dico con sorriso, ma io ci sto lavorando da 3 mesi al piano di sicurezza, perché poi... Ma che cos'è che ti piace di più di questa festa? Tra l'altro ci sono, come dicevo, anche leggende, e proprio qui su questi monti d'altari, perché... ti ricordi la leggenda di... c'erano delle galline raspanti che ritrovarono questo quadro della Madonna, si dice e da che lì, si è sceso anche da Tramonti, esatto, dal punto in cui stiamo in questo momento facendo colazione. No, dico, c'è anche una coincidenza. In questo non l'ho mai detto a nessuno, se l'ho detto non l'ho mai detto pubblicamente. La festa della Madonna e delle Galline cade nella domenica dopo Pasqua. Sì. La domenica dopo Pasqua da San Giovanni Paolo II è festa per la Chiesa, perché è la domenica della Divina Misericordia. Uh-huh. Io sono molto legato alla preghiera della Divina Misericordia, per cui questo connubio tra questa preghiera e la festa della Madonna delle Galline, che coincidono nella stessa giornata, mi dà molto ma molta gioia. Il momento che mi piace di più parlo di Lello, quindi togliamo feste, togliamo il ruolo istituzionale, togliamo il ruolo di devoto, è il momento che arrivano gli amici. So che pagani, quindi ogni paganese accoglie, è il momento in cui lo spirito paganese si fa vivo, quindi noi accogliamo di tutto ed è il momento più bello, ripeto, è quando gli amici ti chiamano, stiamo arrivando, quello è il momento, ripeto, in questi anni accoglierò tanta gente ma pochi amici, avrò tempo per pochi amici. Accoglierei anche me? Assolutamente, ti abbiamo accolto anche l'anno scorso, per cui no, questo è un momento molto gioioso, quello dell'accoglienza. Assolutamente sì. Cosa vogliamo assaggiare ancora? No, assaggio, tu assaggi, io sto ancora alla mia prima fettina. Alla prima fettina, tra l'altro questo latte è anche con questo cappuccino, proprio buono. Bevo poco latte. Lo so, più caffè. E acqua. È buonissimo, veramente buonissimo. Tra l'altro vedi che bello qui, cinguettio. Si sta veramente bene. Quest'aria. Bisogna passare un bel weekend. Assolutamente. Sì. Qual è il consiglio che magari vuoi dare ai giovani che vogliono intraprendere la carriera politica? Io ho avuto la fortuna come generazione di vivere l'ultimo scorcio della politica fatta dai partiti, dove l'ideologia era un limite ma anche un pregio, ovvero si muoveva da una concezione del mondo, quello che si voleva fare. Oggi invece, con la scomparsa, diciamocela tutta, con la scomparsa dei partiti e con un momento che ha coinciso con la politica come carriera, ha avuto un abbassamento dell'impegno giovanile in politica, che vedono nella politica un momento negativo. Io dico la politica nel senso nobile della parola, è ciò che è l'impegno che ogni persona, al di là di giovani, meno giovani, anziani, uomini, donne, devono fare per cercare di cambiare o migliorare il mondo in cui, quindi l'impegno in cui vivono. Quindi l'impegno in politica penso che sia un atto dovuto ad ognuno di noi. Poi sono le circostanze della vita, così come altre dinamiche, altre variabili che ti portano poi a ricoprire un ruolo piuttosto che un altro, ma anche la semplice conoscenza o il semplice voler capire di politica e delle cose, di ciò che muove la burocrazia piuttosto che ciò che muove le scelte in politica, penso che ci debbano interessare al di là
del ruolo che si vorrebbe ricoprire. Io ho visto tanti politici che non hanno ricoperto un ruolo, ma che conoscono e sanno più cose di persone che hanno la fortuna di essere eletti in consiglio comunale piuttosto che in Parlamento. Quindi l'impegno in politica penso che sia un atto dovuto. Il giovane che vuole vedere il cinema, parliamo di una città che non ha il cinema, quando lo chiede ad un sindaco piuttosto che ad un consigliere sta facendo una scelta e una valutazione politica. Capirne le motivazioni, perché il cinema c'è o non c'è nella propria città, è una scelta politica, per cui tutto coincide con il voler interessarsi al luogo in cui si vive. Che cosa auguri non solo come Lello ma proprio anche come primo cittadino alla tua Pagani, la Pagani futura? Io auguro soprattutto di far primeggiare la parte migliore della comunità che in questo momento mi trovo ad amministrare. Ripeto, vorrei soltanto che le peculiarità fossero più esposte rispetto ai momenti negativi. Poi certamente sono tante le cose da fare, però quello che mi auguro è che la città non sia cattiva con se stessa. Cioè, io se trovo una cosa di cui mi posso lamentare al di là di ogni aspetto è che il paganese è vittima di se stesso. Per cui se ci vogliamo più bene, quindi non sto dicendo di voler bene al sindaco, sto dicendo di volerci bene fra di noi, penso che noi non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Pagani certamente non è il posto più bello del mondo, così come non lo sono le altre città dell'agro, confrontate rispetto, perché dobbiamo essere sinceri, rispetto ad una città che ha il piacere di avere una montagna fiorita e alberata rispetto ad un posto di mare, però abbiamo le nostre bellezze e le nostre bellezze sono collegate soprattutto al nostro animo umano. Quindi è quello che deve primeggiare per le nostre città, perché ripeto, gli altri hanno i luoghi fisici, noi però siamo persone dall'animo stupendo. E allora noi adesso ci godiamo questo relax, questa giornata, e poi torniamo al comune? Mi sa di sì. O vuoi continuare la colazione e rimani qua? No, se è possibile rimaniamo un'altra oretta qua, perché voglio dire, l'ambiente è quello giusto. Ok, io ti ringrazio. Grazie per essere a te, stata a tavola con me e ovviamente continuiamo a degustare. Mangiamo e adesso. Assolutamente. A telecamere spende, si mangia meglio. Ecco, e io vi do appuntamento alla prossima puntata.